Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi sono qua con Giulia. Ciao. Ciao. E niente, vi vogliamo mostrare tutti i regali che abbiamo ricevuto per Natale. Però prima di iniziare, volevo invitarvi, come al solito, a iscrivervi al mio canale, a mettere un like e lasciare un commento che, come sapete, mi fa sempre tanto piacere leggere. Ed ora iniziamo subito con i regali che abbiamo ricevuto. Uno lo indosso già. È questa stupenda, stupenda. Adesso ve lo faccio vedere più nel dettaglio perché veramente ne vale la pena. Vediamo se si riesce a vedere quanto è bella questa sciarpa favolosa, stupenda. Oltretutto, non so se si vede, ecco, è tutta sberluccicosa. È bellissima, è un regalo stupendo che mi ha fatto la mia amica Cinzia. Mua, tesoro mio, è veramente stupenda. Anche a me ha fatto un regalo simile perché ha preso una sciarpa anche a me, è una sciarpona bellissima, dovesse sentirla stramorbida e è bellissima ed ormai da quando me l'ha regalata uso soltanto questa e ha questa fantasia di due colori, quindi più sul beige e poi sul nero e anche questa all'interno è tessuta con un filo d'oro, non so se si riesce a vedere. Però gli dà un qualcosa di luminoso e brillante ed è davvero caldissima e comodissima, bella grossa, proprio giusto per l'inverno. Veramente Quindi bella, davvero sì, felicissima. molto. E sua figlia, che è anche una mia amica da praticamente quando siamo nate, mi ha fatto questo regalo, lei si chiama Federica. E in pratica è una delle pochette, una pochette regalo di Kiko delle Holiday Gems che è la collezione per il Natale che è uscita appunto per Sì, è quest'anno. quella che vi avevo fatto il video di Kiko dove abbiamo Esatto. preso il rossetto e l'eyeliner, sì. E è piena di tante cosine. Io penso che questa ce l'abbia aggiunta lei. È una maschera vegana per il viso. E sa che adoro le maschere, quindi penso che questa ce l'abbia aggiunta lei apposta per quello. Infatti, non vedo assolutamente l'ora di provarla. E poi invece ci sono tante cosine che erano proprio incluse con questa pochette. Una delle quali è questo. Questa palette per Aspetta, il aspetta che si viso. vede, così devi fare. Ecco qua. È una bellissima palette per il viso di tre colori. Devo ancora studiare bene come usarla, però sembrano colori anche perfetti per la mia carnagione, quindi Chiama On The Go Face Palette. Adesso vi esatto. faccio Sono dei vedere. tre diversi colori Vediamo se si e riesce. Ah, non riuscirò mai a. vabbè. Ecco qua. Ok. Poi c'è sempre On The 1, 2, Go 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, scusa. sempre On The Go c'è questo eye marker. Che in realtà io pensavo nel vederlo così, ho pensato a una matita e invece è un eyeliner e io adoro gli eyeliner, quindi sono felicissima e non vedo l'ora di provarlo, anche perché mi sa che non l'avevo portato giù l'eyeliner, quindi No, però c'era quello ce che abbiamo n'era uno preso. però, insomma. E poi iniziamo con questo qua che poi lasciamo il meglio alla fine e questo è On The Go Mascara e anche questo è un mascara piccolino, molto molto Tutto in carino. formato tipo da Sempre in viaggio, formato da sì. viaggio che di sicuro verrà strautile. Non ho portato giù neanche il mascara, quindi. E poi questo che è un rossettino piccolino, cioè il numero 11, powder lipstick, e È un colore è un stupendo. rosso bellissimo. Mi sembra molto più acceso di quello Vediamo se che è riusciamo a veramente, metterlo. Ah. perché è un po' più intenso. E poi se. Cioè, io penso che sia di questa collezione che ti dà un effetto molto bello sulle labbra. Io ne ho un altro sul rosa in formato intero che avevo preso di per me. E se è la stessa collezione sarà di sicuro molto molto buono. Quindi sono davvero felice di questo regalo. Che poi la pochette è stupenda, così La pochette poi è volata. bellissima, anche a Veramente me bella. serve sempre perché trasporto sempre un sacco di cose dovunque vada. Esatto, E quindi confermo. mi sarà molto utile anche questa, davvero sono molto felice. Prendermi il regalo della Kiko, sempre Sempre ben accettato. gradito, sì. E è proprio Esatto. il regalo azzeccato. E poi, sempre per te, questo. Ok. Questo invece è dalla migliore amica, una delle migliori amiche Sì, della mamma. Rossana. E mi ha fatto un pensierino anche a me, infatti sono stata molto felice che l'abbia fatto. E è questo libro, Bugie, Bugie, Bugie di Adele Parks. È ambientato in Inghilterra, forse addirittura a Londra. Sempre bello leggere libri di Londra, e è un thriller psicologico che parla di questo matrimonio, dove però ci sono varie bugie e credo che stiano iniziando a venire a galla. Dice che questa autrice è una best seller, questo libro è stato tradotto in tante lingue, non penso di averne mai sentito parlare,
Però non vedo l'ora, anche perché soprattutto in inverno è il tempo ideale per leggere thriller. Sì, E vabbè, è uno dei generi che apprezzo di più, esatto, quindi non vedo l'ora di leggerlo, penso che sarà il prossimo che leggerò. infatti. E sempre Rossana invece mi ha regalato delle cose graditissime, che sono, Anche per me. esatto, una bottiglia di passata di pomodoro fatta in casa. Sono tutte cose, quasi tutte, dalla Sardegna perché lei è sarda. Una bottiglia di olio. Questo no, questo invece viene, penso, dal Garda, è un po', sono oli misti, non so, ho idea che sia ottimo. Un vasetto di pomodori secchi, che questi io li adoro, sono veramente buonissimi, li metto praticamente, non ovunque, ma li metto in molte cose perché danno sapore, tipo al minestrone, per esempio, danno, io non metto sale, non metto niente, metto solamente uno di questi pomodori ed è Fantastico. fantastico, dà un sapore favoloso, oltretutto poi si scioglie, non lo trovi neanche più ed è tutto sapore, veramente ottimo. C'era anche un vaso di olive, ma è evaporato, perché sì, abbiamo girato questo video, non è girato esattamente subito dopo Natale, è passato già qualche giorno Sono scomparse e sono scomparse, tutte. non si capisce cosa sia successo, va bene. E anche un'altra cosa estremamente gradita. Un buono per andare a mangiare una pizza in compagnia. Speriamo il più presto Appena si possibile. potrà. Appena si potrà, andremo insieme a mangiare una pizza insieme a lei e a suo marito. Per cui grazie, Rossana. E poi altro regalo da una mia carissima amica che ha le mani d'oro. È veramente un'artista questa ragazza, si chiama Gloria e fa delle cose favolose. Adesso vi mostro. Questa è quello che mi ha regalato. Era sull'albero dietro di noi, l'ho tolto per farvela vedere. Adesso vi faccio vedere perché è fantastica. Ha anche la. Vediamo se riesco. Ecco qua. Si accende e ha il lumino dentro che fa la stessa luce che fa una candela. È una luce molto, molto arancio, molto calda, che è perfetta, molto dorata, E si muove come che è una candela. fantastico Sì, per sì. l'albero perché sono proprio quelle luci calde, natalizie, Sì, bellissimo. è veramente bellissima, ma vi dico che fa delle cose favolose, fa delle bambole, fa dei saccottangeli. Vi lascio nel box info, vi lascio il suo account Instagram così potete andare a vedere, non ha ancora tantissime cose, però veramente è bravissima, è veramente molto brava. Poi altro regalo, sempre da una mia amica, questo lo avete già visto però. Ho voluto metterlo qua nel video dei regali di Natale. Questo è di Barbara. È stato il primissimo regalo che mi è arrivato. Questa palla di Natale di Bottega Verde, Stupore della Neve. Adesso vediamo se riesco ad aprirla. Prima l'ho aperta facilmente, adesso non mi si apre più, ovviamente. Eccola qua. Con dentro una crema per le mani e il burro cacao. Eccolo qua. Veramente la crema per le mani non si vede, ma l'ho già usata. Le ho rimesse dentro per farvi, per farvi vedere. Poi, Giulia. Passiamo poi a questa mia amica che abita vicino a me, si chiama Maria Celeste e ci conosciamo anche noi dal tipo l'asilo, Sì, dall'asilo, sì, ci che siamo conosciute con la proprio... sua mamma, ci siamo conosciute all'asilo Esatto. perché, Eravamo in classe diversa sì, all'asilo, in però classe andavamo in diversa. macchina già insieme e poi abbiamo fatto la stessa classe alle elementari, la stessa classe alle medie Sì. e facevamo le superiori insieme, però in due classi diverse, però andavamo insieme Sì. a scuola a Nello stesso piedi. liceo, E che eravamo nello esatto. stesso liceo e quindi siamo sempre state amiche e ogni volta che torno ci troviamo e sono state così carine da farmi questo regalo È stupendo. per Natale che è troppo bello e in pratica una collana bellissima Va, andata, sì, ok. che secondo me è perfetta per questi maglioni, magari non questo perché è un po' di scollatura, però per i maglioni invernali perché ci fa fa un bell'effetto quando sei comunque chiusa, non puoi mettere queste collanine un po' più strette. E poi in abbinato anche il suo braccialetto. Anche questo è molto molto carino, questo posso usarlo in qualsiasi stagione assolutamente. E davvero mi piacciono molto, sono perfette per questo periodo e molto fini secondo me, quindi sono davvero felice. Sì, un bel regalo. E a me invece, la mamma di Maria Celeste, la Emi, anche lei, appunto, siamo amiche ormai da non diciamo quanti anni, Tanti, dai. tantissimi anni, ha 20. regalato, anche lei ha sempre dei pensieri molto carini per me e in pratica mi ha fatto questo pacchetto con questa bellissima grattugia
come si chiama? Adesso l'altro, sì. Esatto. No, non è metallo, è di ceramica. Ah, è di ceramica. Metallo, che fa rumore. Sì, è di ceramica. E secondo me è perfetta per grattugiare l'aglio, ma mi sa che non la userò, mi sa che me la appendo da qualche parte, con un bellissimo asciugapiatti. E quelli servono sempre. Sì, questi servono sempre, oltretutto sono di ottima qualità, io so che sì, infatti è bellissimo. È veramente anche di ottima qualità, come sempre, perché lei queste cose, quando mi regala queste cose, sono sempre bellissime. Sì, ha sempre molto occhio, sì, molto buon gusto. Infatti. E passiamo poi ai regali dalle mie zie. Sì. E iniziamo con questo, che è un olio per capelli e per il corpo setificante. Di cosa bella? Dell'erbolario. Danza dei fiori, Dance of Flowers in inglese. E questa confezione bello, che è troppo bella, infatti non vedo l'ora di portarla su in Inghilterra e metterla in display così. Bellissimo. Si può vedere. Si vede? Insieme sì, a tutti gli altri profumi. Fammi usare. E questo olio, ma è buonissimo. Che buon profumo. Però. È davvero molto floreale, molto molto piacevole. E è per i capelli e per il corpo. Non so bene se lo userò sia per uno sia per l'altro, per tutti e due molto probabilmente, se sia per uno sia per l'altro, perché è un profumo così buono. Quindi olio setificante. Bello, le confezioni dell'erbolario poi sono... Sì, molto 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 belle. E poi invece a me, sempre questa mia... questa mia cognata, Luisa, esatto, ha regalato questa bellissima scatola, era confezionata molto meglio, adesso ve la faccio vedere, era tutta confezione con questa scatola stupenda, bellissima. Io adoro le scatole. Già solo io a vederlo, pensavo fosse la scatola, regalo perché sarebbe stato legittimo. Esatto, con il mondo così in foil oro, bellissima, con all'interno un sacco di cose, adesso vi faccio vedere perché ho paura di romperle, c'è questa... Questa bellissima tazza che non è altro che una, sì, è una tisaniera. Come vedete c'è il filtro con il coperchio ed ecco qua. Sì, adesso c'è ancora perché c'è lo scotch ancora, sì, non l'ho ancora. Aspettavamo di fare il video prima di usarle. Per cui ecco, praticamente è così, si mette l'infuso sciolto qua. Anzi, c'è anche l'infuso perché nella confezione c'era questo bellissimo. Guardate come è confezionato bene. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, confezionato. E questa è alla rosa e fico. Rosa e fico. Rosa e fico. In pratica si mette un cucchiaio dentro nel filtro. Si mette l'acqua calda, un cucchiaio. E poi si chiude e si lascia in infusione. Ed è bellissima. Poi anche la fantasia è tenerissima. Molto, molto bella. Mi piace tantissimo. E ovviamente c'è non potete sentire il profumo che esce da questa scatola perché è spettacolare, c'è un po' di potpourri che hanno usato per fare la confezione ed è buonissimo, sì, infatti c'è anche in soggiorno, c'è sempre questo odore perché era ancora odore, profumo, perché era ancora sotto l'albero. Qua sotto l'albero, sì. Poi l'altra zia, di Angela, invece mi ha regalato questo bellissimo maglione. È davvero, davvero bello. Io penso che il colore non renda molto. È un po' fucsia, però non è troppo acceso. Perché se fosse troppo acceso non mi piace. Bello. Questo è un fucsia perfetto. Secondo me, mi sta anche molto bene dal punto di vista del colore. No, è vero, confermo. Le sta molto bene. È molto luminoso. È molto luminoso. Io penso questo sia un colore che probabilmente non avrei mai comprato. Ma sbagliando, perché se non vuoi colori, vado sempre sui colori semplici e non oso mai. E invece mi sta così bene e è davvero davvero bello, quindi l'ho già utilizzato un paio di volte. Infatti. Davvero felice. Esatto. E poi l'ultimo tuo? Io faccio io prima te? Sì, faccio io, dai. Dai, vai tu. E quello che ho preso o meglio non era proprio per Natale, no, era più per Santa Lucia, che è una celebrazione che è tipica soltanto Bergamo, Brescia, forse in Danimarca. Sì, no, in Svezia. Anche in Danimarca. Anche in Danimarca. E alcune zone del Trentino, quindi proprio locale. Sì. E Santa Lucia
arriva La la notte. notte del 12-13 La sera del dicembre 13 dicembre, sì, esatto. e porta i regali a tutti i bambini. Che E bambina. questa tradizione è una tradizione che ci sta molto a cuore perché davvero tutti siamo innamorati di Santa Lucia ed Sì. è davvero l'anno. Io mi ricordo quando era piccola, era una notte Magica. magica. Io non ho mai sentito la magia così Sì. reale come la notte di Santa Lucia. Sì, poi tu ci hai creduto Ciao. fino a quando era abbastanza grande, perché comunque cioè è bello, è È bellissimo davvero sapere. magico. Sì, esatto. E quest'anno è passato, nonostante io sia molto grande, nonostante io sia in un altro paese, è passata lo stesso e mi ha portato un tablet. Dove Esatto, vedete il riflesso? sì, esatto, E infatti. in pratica è un tablet della Samsung S5E. Sì, il Tab S5, S5E, S5E, sì, S5E. qualcosa del genere. Ah, fantastico, E cioè. è davvero bellissimo anche dal punto di vista dei colori, dal Sì. punto di vista dello schermo, è Sì. fantastico, il touch è bellissimo, quindi davvero sono felice. Lo volevo da tanto e già solo ora noto che ne faccio un uso Sì, lo usa, esagerato, cioè lo sta usando, lo sì, sto lo sta usando tanto, usando, sì, quindi sono infatti. sicura, cioè io so già che è una cosa che mi servirà. È una cosa che usa spesso. E niente, l'ultimo regalo è quello che ho ricevuto io da Giulia ed è stata una sorpresa. Mi ha fatto morire dalla curiosità perché io sono curiosa come una scimmia, va bene. E me l'ha portato appunto da Londra, l'ha trovato a Londra, ma sono cose che si trovano anche qua in Italia, anzi è un marchio italiano. E l'ha incartato qui, o meglio l'ha messo in una borsa di carta qui, completamente sigillato, per cui non ho potuto nemmeno sbirciare. No, vabbè, poi io non sbircio, dai, sono brava. E niente, e vi faccio vedere solamente il sacchetto, ecco qua, della Pandora. Io non ho niente, o meglio, sono tre anellini che formano un anello solo, che oltretutto erano suoi, me li ha Grande regalati, magica. cioè mi ha comprato tre ciondoli, va bene. Due erano quelli che sapevo le piacevano di sicuro e che andavo Esatto. su sicuro e che le sarebbe E piaciuti. Un sono altro invece è stupendi. un po' una mia Allora, adesso vi improvvisazione. faccio vedere questo, vediamo se riesco a farvelo vedere. È il cactus ed è carinissimo, è stupendo. Io lo adoro, è E sul bellissimo. vaso c'è scritto free hugs, Ah, cioè ok, abbracci abbracci gratis. gratis, ok. L'altro è, adesso vediamo perché, ecco qua, questo è spettacolare, Questa è troppo fina. spettacolare, è una mongolfiera. È una mongolfiera, non so se si vede dentro dove c'è il palloncino, c'è una pietra Sì. scura, cos'è? È un blu molto Blu scuro, sembra un po' nero, scuro. però dopo quando lo guardi Ed alla luce è diventa un blu scuro. Molto favolosa. E bello. l'ultimo è, no, non è questo, è questo Questo è qua. quello che ho improvvisato io perché l'ho visto e ho detto, ma sì, dai. E questo anche bellissimo perché alla fine sono due charms che formano uno solo. Vediamo se riesco a farveli vedere. È un cuore, vediamo un po'. Ecco qua, è un cuore, vediamo. Non riuscirò mai a farveli vedere. Ecco qua, così. E se si apre da una parte, c'è scritto, si apre, diventano due. Ecco qua. Si vede? Sì. Ok. No, sì. Il Va fuoco è un po' così. Da una parte c'è scritto bene. mamma, Mother e mother, dall'altra l'altra daughter. daughter, esatto. E in pratica mi hanno spiegato che tante persone quando li comprano anche fuori c'è C'è scritto scritto qualcosa? Sì, non ce la farò mai a vedere. È scritto You're in. always in my heart. Ah, tu sei In sempre nel pratica mio cuore. all'esterno c'è appunto questa frase con un brillantino. Non riuscirò mai a farlo vedere di nuovo. È una Infatti, frase non con un si vede. brillantino e poi si Magari apre mettiamo una foto. e all'interno c'è scritto Mother and Daughter su Sì. questo sfondo rosa. E Bellissimo. nel vederlo mi è sembrato molto carino. Poi questo qua, se madre e figlio hanno due Pandora, possono ovviamente uno ne usa uno ne Uno usa usa l'altro. l'altro, infatti. Sono Altrimenti, veramente, cosa che veramente io penso belli. faremo, li ha tutti e due insieme. Esatto, È una specie infatti. di metafora del dire che siamo tutti e due nello stesso cuore, Esatto, comunque. infatti. E adesso manca solamente il bracciale perché appunto non avendolo. Esatto, io volevo prenderlo. Infatti, ma non sapendo bene anche la Solo misura. non sapendolo, ho detto, vabbè, allora io non lo prendo. Se per caso è un regalo incompleto, andremo Andiamo insieme a insieme. Infatti adesso prenderlo. vediamo appena si può di nuovo circolare liberamente. Andremo e vado a A prendermi il prendere il bracciale, bracciale. infatti. Ecco bene. Abbiamo mostrato tutti i Tutti i nostri nostri regali di regali. Natale. Oh, ne manca uno! Che cosa? La mia Ah, collana! proprio. Questa
Non vero, esattamente un regalo di Natale, più un regalo che mi ha preso la mamma. È E... stato ancora un po' di mesi fa, Sì, perché da un mesi po' fa. che era lì, soltanto che essendo venuta giù solo adesso, l'ho potuta prendere solo adesso. Trovo sia molto molto carina con Sì, queste sono tutte stelline qua, stelline, sì. con questa qua che fa un punto brillante. E io, tra che amo le cose brillanti, amo l'argento, amo le stelle, direi che è perfetta. E poi anche mi sono dimenticata di dire che adesso poi appunto ne approfitto. Mi ha portato tantissime cose di Ah cartoleria da sì. Londra. Sapete che io amo la cartoleria. E appunto approfitto di questa cosa per dirvi che ho aperto un altro canale. Si chiama Fare Disfare Stationery. E vi lascio comunque il link nel box informazioni, nel box info. E l'ho aperto perché ho deciso di dividere, sarà un canale dove faccio vedere il mio bullet journal, dove ci sono i video appunto di cartoleria, di acquisti di cartoleria, eccetera, eccetera. E se vi va, se volete andare a vederlo, pubblicherò presto anche un video di tutto quello Bello. che mi ha portato appunto da Londra, per quello che riguarda appunto tutte le cose così cartopazze, come si dice qua su internet, delle persone che amano la cartoleria. bene, basta adesso. Abbiamo Questi sono davvero tutti i finito regali per questo video, per abbiamo ora è finito. finita. Grazie per essere rimaste con noi fino ad ora. Vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!